1928, io ero piccolissimo, ero un bambino, avevo il babbo, la mamma e schiavi, era una trimurti della mia infanzia. Cominciai andando al Littoriale da solo perché mio padre non veniva, non amava il calcio, mi disse sei già abbastanza grande vai allo stadio. Il Bologna giocava al Littoriale ma si allenava allo Sterlino. Il martedì facevano palleggi, corsi attorno al campo e il giovedì la partita. Il martedì delle volte ero solo perché i tifosi non venivano. Il giovedì c'era sì e no una cinquantina di persone. Dopo guerra, all'inizio della carriera di giornalista che mi ha portato vicino e lontano dal Bologna, perché ho dovuto spaziare anche per tutto il mondo, però il mio grande amore è rimasto quello. Sappiamo di avere un presidente che può rifare grandissimo il Bologna, perché diciamolo sinceramente, finora abbiamo vinto un campionato di Serie B, siamo tornati in Serie A, ma il difficile e il bello comincia adesso. Io amavo scherzare, io vengo da un calcio remoto che era divertimento, era gioia, era scherzo anche, adesso no, adesso il calcio è guerra. Per fortuna ci sono poi le squadre come il Bologna, questa sera abbiamo Maifredi, voi non avete potuto sentire l'applauso che ha ricevuto il nuovo re di Bologna, perché Gigi Maifredi è diventato il re di Bologna. Perché? Perché fa giocare il Bologna come lo fa giocare, perché è in testa alla classifica. Stando lì in alto, uno raddoppia gli sforzi, non cede mai. Quindi tranquillizziamo i tifosi, questo Bologna arriverà in fondo. Io penso proprio che sia la grande. Pensa che arriverà in fondo. Anzi, dovremmo sempre migliorare. Quindi succede il fine mondo. No. Stiamo battendo tutti in casa fuori.